E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Vi sarete sicuramente fatti attirare da questo meraviglioso titolo, ma non è un titolo prettamente clickbait, perché finalmente, come potete vedere dalla schermata qui, sto svolazzando per Dalaran, che vuol dire che ho fatto finalmente il fottuto achievement per volare alle Broken Isles. E eccolo qui ragazzi, finalmente l'achievement che mi ha permesso di svolazzare in giro per Dalaran, Broken Isles, eccetera. Lo so che probabilmente moltissimi di voi l'hanno finito tipo mesi fa, ma io cioè non ci ho avuto proprio mai per un cazzo tempo, quindi per me è stata una conquista favolosa, anche perché fare le world quest così è veramente una cazzata in confronto, tipo tutte quelle questine del cazzo che dovevate fare, tutti quei percorsetti odiosi, teleportarvi a destra e a sinistra. Invece questi qui arrivate, tac, prendete quest'item e vi levate dalle palle in tempo zero. Io stamattina volevo farmi una maledettissima mitica, se è possibile. Ma è veramente, cioè, vabbè, 9,15 ci sta anche più 10. Però, cioè, io non ho fatta, mi ricordo, io sono 911 e mi sono fatto anche una più 11 una volta, senza che la gente rompa i coglioni. Adesso 935 chiedono. Cioè, mi hanno declinato per una più 7, ecco. A fine che devo farmi una più 5, vabbè. Eccola, questa world quest che vi dicevo poco fa. Ecco, item found. Adesso non me ne frega un cazzo la ricompensa che fa schifo. Però voglio solo per curiosità andare a vedere esattamente quanto è stupida questa quest, facendola nella maniera in cui vi ho detto. Allora, la partenza era qui, però io mi ricordo che stava qua sopra, se non sbaglio. Intanto sto con un party di russi, come potete vedere, come al solito, Dio Cristo. E non so manco che medica andiamo a fare, però vabbè. Ah, ecco, devo semplicemente avvicinarmi e farlo spawnare. Infatti, eccolo, vedete? Una quest che normalmente ci metteresti, boh, tipo 10 minuti, adesso fai tic. E voilà. Ok, ragazzi, io me ne continuo un po' a svolazzare fino a che non capisco che cazzo di istanza dobbiamo andare a fare. E noi ci vediamo direttamente in mitica. A piccolo aggiornamento, ho anche roppato questa mount. Volevo farci un video dedicato, però dico, c'è cioè, un video dedicato per una mount alla fine. E a culo totalmente su quel boss che sta, insomma, su territori nuovi, non mi ricordo precisamente dove, ma alla prima botta l'ho droppato. Io di solito non c'ho culo, infatti sono rimasto super meravigliato. Però infatti, siccome non mi piace più di tanto, sinceramente, come mount, l'ho droppata subito, ovviamente, perché quelle che mi piacciono con questo cazzo che la droppo alla prima botta. Io voglio fare le riprese fighe e questo stronzo si mette sempre in mezzo. Guarda, stavo cercando il modo di disabilitarlo, che sta sempre in mezzo alle palle. Non ci riuscivo. Niente, quindi niente, sta in mezzo e basta. Ah, comunque, se vedete questa roba qua in alto nell'interfaccia, è Titan Panel, è praticamente un add-on che vi fa tutte cosette particolari, tipo, non so, le coordinate, l'esperienza per la sessione con altre roba qui. Il time per il level, cioè praticamente quanto tempo stimato c'è per il prossimo livello che farete. Ma io essendo al massimo, infatti, mettono classificato i gold che avete, informazioni sulle bag, la durata dell'equip, e qua ci mette l'orario, il master per i volumi. E poi potete anche personalizzarli, che però ancora non ho capito effettivamente come cazzo si fa. Ok, dovremmo essere più o meno arrivati all'instance, se non sbaglio. Mi sembra che era qua dentro. E infatti sì, c'è il nostro amichetto russo che sta summonando. Allora, ci siamo tutti, praticamente. Non capisco una sega di quello che stanno dicendo, ovviamente, perché parlano con l'alfabeto cirillico questi. E il tank praticamente è FK e non so quello che cazzo deve fare. Si deve muovere. Cioè, anche sto tank è forte per un'istanza del genere. Cioè, sarà 920, 925 item level. Sta a fa fare istanza del cazzo più 5. Guardateli come parlano la loro lingua, non gli indigeni. Tanto non ci stanno i russi e mi guardano, quindi posso che lo cazzo mi pare. Ah, comunque, dai, siamo quasi a 1000 iscritti, eh. Dobbiamo arrivarci necessariamente prima del Games Week. Cioè, avete 20 giorni tipo? 20 giorni per arrivare a 1000 iscritti, è fattibile. Ho fatto tipo
Ultimamente c'è avuto un boom di iscritti, quindi praticamente ne ho fatte tipo 80-90 in 10 giorni. Quindi è tranquillamente fattibile. Quindi voi dovete condividere, spammare, dire al vostro amico che c'è uno youtuber italiano che fa World of Warcraft finalmente in maniera abbastanza decente. Questo cazzo di tank se non si muove ad arrivare gli spacco la testa. Allora, forse lo stronzo è tornato perché il nome è, a occhio sembra il suo, vedo qualche segno simile, quindi dovrebbe essere lui. Sì, finalmente, eccolo, Gesù Cristo. Dai, namo. La tentazione. E siamo arrivati alla nostra Halls of Valor. Io spero vivamente che non ci sia un effetto del cazzo questa settimana perché non voglio bestemmiare più di troppo. Ho l'impressione che il tizio non abbia bacinato Mitica, vero? E infatti. Oh, finalmente dovremmo esserci perché adesso c'è il cosetto qui, il Font of Power. Ma che cazzo dobbiamo fare? Ma quanto siete lenti? I russi c'hanno proprio. Madonna, oh, mago FK, madonna. Prima il tank FK, adesso il mago FK. Che coglioni. 2000 years later. E ci siamo, ragazzi. Finalmente hanno fatto questo ready check. Vediamo di partire in questa cazzo di avventura più 5. Che chissà che sto facendo. Cioè, dai. Intanto vorrei farvi vedere il mio sfondo. Guardate se è bello. Eh? Che nerdino. Dai che si parte. Allora, ecco, c'è cioè il devap più rottura di coglioni della vita. Praticamente ogni volta che ammazzate un mob vi lascia un debuff che praticamente vi leva il 10% HP e quindi non bisogna fare AOE. Ecco, cosa che stanno facendo tutti effettivamente. Vabbè, però alla fine più 5 si tiene, dai. Dai, si tiene, si tiene. Che coglioni con sti stun. Oddio, lo tiene fino a un certo punto. Stava il druido che stava per crepare fino a un secondo fa. In effetti questa settimana le mitiche sono veramente un dito nelle chiappe perché in questo debuff. Però siamo giunti al primo boss. Beware. Ah, questo faceva. Sì, mi ricordo. Mi ricordo che faceva qualcosa di particolare. Oh, sto per morire. Perché sto per morire? DPS sta per crepare perché è uno scarso di merda. Oh, sto per morire pure adesso. Vabbè, io posso scudarmi però. Raga, è morto lì. Ma come cazzo si fa? Ma con chi sto giocando? Non lo butteremo mai giù così. È rimorto l'healer. Vabbè, ma Cristo Gesù, tank del cazzo. No, porca puttana, è morto l'healer dopo 2 secondi. È restato rimorto. Non andrà mai giù. Beh, però è 16.000 K il tank. GG. Allora, diciamo che già partiamo abbastanza male, visto che siamo ci morti 5 volte in una mitica più 5. E la gente non sa fare i cazzo di boss. Grazie al Dio il tank è full Madonna, quindi. Ci carri a tutti. Allora, ci stiamo approcciando verso il prossimo boss, che se non sbaglio, eccolo là, infatti. Sì, è Ir. Mi sono finalmente installato Deadly Boss Mod, perché praticamente giocavo senza Deadly Boss. E devo ammettere che è molto utile perché mi ricorda cosa cazzo fanno i boss, per esempio, tipo doggiare queste pallette gialle che fanno un male mostruoso. Qui dobbiamo ovviamente metterci all'interno della bolla perché sennò ci caga in testa. Addirittura parte l'eroism. La Madonna, qui si spamma tutto, l'aste è a 3 miliardi, cioè. Ah, 2 milioni di critico, ah. Cazzo è bello quando. Cioè, l'aste è a 3 miliardi. È già morta. Ciao ragazza. Mi sto facendo parecchi dai perché, vabbè, tanto sicuramente questo non è stato che avete immaginato e rimmaginato. A livello simile, però c'è una cosa adesso che mi è venuta in mente, non so perché. E che praticamente tante persone mi hanno scritto che ho fatto ricominciare. Che li ho fatti ricominciare a giocare a World of Warcraft grazie a me, cioè. Questa cosa mi rende veramente contentissimo. Perché vuol dire che trasmetto il mio piacere di giocare agli altri, che non è una cosa molto facile. E quindi sono molto contento di questa cosa. E mi raccomando, vi invito sempre ad aggiungermi con il mio battle tag, è questo qua che vi lascio in ogni video. Magari nei video vecchi, adesso crepo. Nei video vecchi c'è ancora l'hashtag vecchio. Sì, l'hashtag, il battle tag vecchio, però comunque ve lo lascio qui. Ecco il lupetto, nostro caro amico, che praticamente adesso ha una certa di togliere le palle. Oh fuck, ce l'ha commesso, stronzo. E eccolo, si è appena tolto dalle palle perché ha visto che l'aria non era delle migliori. E eccoci qua, che però spariamo le lette e gli famo er culo. Ok, questo l'abbiamo fatto easy perché fondamentalmente questo è un boss totalmente scarso.
E adesso andiamo per Odino. E adesso praticamente dobbiamo ammazzare uno per uno i nostri tizi qui, che sono praticamente i servettini di Odino. Anzi no, prima c'è il God King, cioè questo stronzo qua. Destruction, move to the shield, oh fuck, ok. Mi ero scordato esattamente cosa cazzo era quel Ragnarok. Fortuna, vedi? Fortuna degli boss, sennò ero schioppato male. Ok, il nostro caro God King ci sta abbandonando, anzi ci ha abbandonato adesso. E adesso tocca al mitico. E ecco finalmente il nostro Odino, che adesso sicuramente verrà shottato male. Però tanto non è che lo ammazziamo completamente, perché levare 810 milioni a un personaggio in 5 un attimo potrebbe essere un problemino. Però alla fine DPS qui ce n'è parecchio, anche perché è partito un altro Heroism. Switch targets, beware. Molto importante rispettare questi simboli che vi mettono in testa e andare nel segno esattamente giusto, perché se no crepate come gli stronzi. Ah, non è crepate, mi sembra che mi dà... Wow, Keystone okay, più 3, bella roba. Vediamo una più 5 quando troppa, va. Oh cazzo, 905, era più 5, scherziamo? Che vuoi, un neck? Oh la madonna! Perfetto, mi serviva anche! E no, il cazzo, perdo astri. No, non posso mettermi ragazzi, perché io l'aster già ce lo passo. Che coglioni, non poteva essere il contrario. Vabbè, abbiamo guadagnato una chiave più 4 e sto neck del cazzo che non posso mettermi. In realtà c'ho anche questo di neck, cioè 920, ma non posso mettermelo lo stesso. Ragazzi, con lo sfondo della nostra mitica Dalaran, io vi invito a rimanere attivi sul canale, perché nei prossimi giorni, dopodomani credo, ci sarà il video dell'estrazione del contest famosissimo per i 50.000 gold. Quindi se avete partecipato vi invito, anche se non avete partecipato, vi invito a guardarlo lo stesso, perché sicuramente in futuro ne farò altri. Quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre, e ciao a tutti ragazzi.